Oggi siamo qua insieme a Bus Italia, abbiamo inteso voler celebrare in qualche modo anche una nuova fornitura parziale della flotta che Bus Italia ha inteso impiegare su Terni. La filosofia di questo incontro, oltre che ovviamente la presentazione di nuovi mezzi con caratteristiche anche ambientali ed ecologiche, la filosofia è quella anche di ristabilire, cosa di cui non c'è mai stato bisogno, ma di ristabilire un percorso di sinergia e collaborazione attraverso l'insediamento di un tavolo tecnico che comprenderà sia il Comune di Terni che l'azienda che gestisce il servizio, quindi Bus Italia, tavolo tecnico non permanente, ma un tavolo tecnico che mira esclusivamente a una rivisitazione e rimodulazione di quelle che sono un pochino linee del TPL urbano ternano. Rimodulazione che sia da parte dell'azienda, che da parte del comune, che da parte degli utenti in prima istanza prende le mosse da alcune esigenze che con il trasformarsi della città e anche dei suoi quartieri, dei suoi assi viari richiede anche un adeguamento, un'aderenza del servizio di TPL a quelle che sono le fasi di trasformazione della città. E con l'azienda abbiamo inteso in maniera, devo dire, assolutamente concorde e anche collaborativa, voler avviare questo percorso. Questa mattina è una conferma dell'impegno di Bus Italia per quanto riguarda gli investimenti sul rinnovo degli autobus, sia urbani, quindi qui su Terni, che anche suburbani, perché abbiamo previsto per questo primo semestre 2017 l'arrivo di 20 nuovi autobus, tutti autofinanziati da parte dell'azienda. E poi a seguire per il prossimo biennio, dal secondo semestre 2017, 50 autobus annui tra urbani ed extraurbani, quindi che riguarda tutta la regione Umbria, in autofinanziamento al 60% e al 40% tramite un finanziamento regionale e del Ministero dei Trasporti. Questo, diciamo, la conferma del nostro impegno forte per il rinnovo degli autobus e quindi anche per il miglioramento del comfort e di quello che è il servizio più complessivo. Si concatena, diciamo, questa giornata con anche l'istituzione del tavolo tecnico dell'amministrazione comunale che congiuntamente abbiamo ritenuto di mettere in piedi per tenere conto della diciamo nuove esigenze di mobilità all'interno del territorio comunale. Ci sono quartieri che sono cresciuti, ci sono aree che hanno esigenze nuove e quindi diciamo il tavolo tecnico serve proprio per tenere conto di tutte quelle che sono le nuove esigenze di mobilità e per cercare di migliorare ulteriormente il servizio urbano in tutto il territorio comunale.